Verso la fine del primo anno di noviziato, Suor Faustina iniziò a sperimentare una prova spirituale nota come la notte oscura. Sprofondò in un tempo di paura che durò 6 mesi. Si sentiva triste, si vedeva solo misera, non vedeva nulla di sé se non una grande miseria. Provava terrore per tutto e si vedeva come una grande miserabile. Per uscire da questo tempo di crisi iniziò a pregare, pregò Santa Teresa del Bambin Gesù, a cui nutriva una speciale venerazione. Ad un tratto Santa Teresina le apparve in sogno, senza presentarsi, senza rivelare la propria identità. Santa Teresa di Lisieux le disse di non preoccuparsi, anche lei aveva sofferto molto. Suor Faustina rimase perplessa. Le disse: "Non sembra mica che hai sofferto tanto." Teresina allora si rivelò essere una santa e le assicurò: "Sì, ho sofferto molto, sorella. Sappi che fra 3 giorni questa difficoltà giungerà ad una felice soluzione." A questo punto Suor Faustina domandò: "Santa Teresina, dimmi, andrò in paradiso?" Le rispose: "Sorella, lei andrà in paradiso." "E sarò santa?" rispose. "Sarai santa, ma Teresina, sarò santa come te sugli altari." Ed essa rispose: "Sì, sarai santa come me, ma devi avere molta fiducia in Gesù." Suor Faustina chiese del futuro anche della sua famiglia: "Andranno in paradiso?" Santa Teresina rispose: "Ci andranno, ma devi pregare molto per loro. È stato solo un sogno o un'esperienza mistica? Si possono fare tante discussioni a riguardo. Il fatto è che si avverò tutto alla lettera come aveva detto Santa Teresa." Dopo 3 giorni, infatti, ritornò nel suo cuore la pace. Una pace che non durò molto, dovette attraversare altre prove spirituali. Il solo pensiero di fare la professione religiosa la faceva tremare dalla paura. Non solo, iniziò a dubitare di piacere a Dio, si stava sempre più convincendo che Dio l'avesse rifiutata. Questo tormento era talmente forte che provocò una totale spossatezza del suo corpo. Si trovava in stanza come paralizzata, non riusciva neanche a muoversi. Una consorella entrò in camera sua e la trovò così, come morta. Chiamò aiuto e arrivò la superiora, che le ordinò: "In nome della santa obbedienza, si alzi da terra." Suor Faustina si sentì immediatamente sollevare da una forza misteriosa e si alzò. La direttrice, Suora Maria Giuseppina, era una suora esemplare, con una grande capacità di discernere le anime. Era esigente, ma era anche piena di cure materne. E in quell'occasione si prese cura di Suor Faustina e le spiegò: "Abbia molta fiducia. Dio è sempre nostro Padre, anche quando ci manda delle prove." Quando iniziò a entrare nuovamente in agonia durante la sera, Suor Faustina iniziò a pregare, confermando la fiducia che poneva nel Signore Gesù: "Non ti lascerò mai, perché tu sei la sorgente della mia vita." Ad un tratto, Suor Faustina vide la Madonna. "Nella notte mi fece visita la Madonna con in braccio il Bambin Gesù. La mia anima fu piena di gioia e dissi: 'O Maria, madre mia, lo sai quanto terribilmente soffro?' E la Madonna mi rispose: 'Lo so quanto soffri, ma non temere, io partecipo e parteciperò sempre alla tua sofferenza.' Sorrise amabilmente e scomparve. Immediatamente nella mia anima ritornò la forza
e tanto coraggio. Riprende le forze, riprende coraggio, ma dura solo un giorno. Questi tormenti l'accompagnano per tutto il resto del noviziato. Si sente sempre stanca, debole, affaticata. Il 30 aprile del 1928 Suor Faustina e le sue compagne fecero la professione dei voti semplici per un anno. Quel giorno Suor Faustina presentò al Signore il desiderio di donarsi totalmente a Lui. Questi tormenti interiori durarono ancora 6 mesi. La direttrice, le sue compagne, persino i sacerdoti che confessavano Suor Faustina non riuscirono mai a confortarla. Nel prossimo frammento vedremo gli anni della professione temporanea in cui non mancheranno prove e ancora sofferenze. Pace e bene.